passione per lo sport è nata da quando sono nata praticamente. E ho iniziato a fare sport fin da piccola e io dico sempre che lo sport mi ha salvato la vita. Il mio miglior pregio penso che sia quello di saper ascoltare. E il complimento che mi ha sempre imbarazzato è che mi dicono che sono dolce. Le mie aspettative e i miei obiettivi per Parigi 2024 sono di continuare a dare il massimo e di fare tutto quello che sono in grado di fare sulla linea di tiro e fuori e semplicemente riuscire ad essere soddisfatta di tutto il percorso che ho fatto in questi anni per arrivarci. La musica nella mia vita ha un ruolo molto importante, soprattutto a livello sportivo, e durante la vita, insomma, in ogni momento mi rifugio, ho sempre, insomma, la musica accesa, che sia in macchina o che sia a casa, e la canzone che più mi aiuta in qualsiasi momento, insomma, è Nuvole Bianche di Einaudi. Sì, ho subito casi di bullismo quando andavo a scuola e soprattutto durante, diciamo, il periodo delle scuole medie, e per questo io dico che lo sport mi ha salvato la vita, perché grazie a quello, insomma, sono riuscita, diciamo, a superare delle difficoltà grandi che stavo vivendo nella mia vita. La motivazione nei momenti difficili la trovo in quello che è il mio passato, in quella che è stata la vita dei miei nonni e di tutto quello, insomma, che ha vissuto la mia famiglia e di quello che io ho vissuto fin da piccola e la trovo anche, insomma, nelle persone che fanno parte del mio staff e della mia squadra, perché so che dove non arrivo io arrivano loro e in ogni momento mi prendono per mano, e così come la mia famiglia e le persone che ho al mio fianco, insomma. Nei giochi paralimpici che ci saranno in Italia nel 2026, giochi invernali, non farò il tifo solamente per una persona, ma farò il tifo per tutta la delegazione e spero che ognuno di loro riesca a portare a casa i risultati, insomma, che si è posto.